Ciao Elisa e ben ritrovati su Uno Spoiler. Parliamo del nuovo film della nuova commedia di Carlo Verdone che vi anticipo già, per me è stata un'amara delusione. Sul piatto della bilancia di questo inizio 2020 abbiamo il successo e per me il fatto che siano molto riusciti di film come Odio l'estate di Aldo Giovanni Giacomo e Tolo Tolo di Zalone, mentre devo dire la verità, questo film di Carlo Verdone è un'operazione poco riuscita, poco brillante e poco ispirata. Vi spiegherò perché, sempre senza spoiler, in questa recensione in cui vi racconterò un po' la trama e secondo me è interessante fare un paragone con Odio l'estate, il film di Aldo Giovanni e Giacomo, per vedere la scelta opposta che fa Verdone e per quale motivo, secondo me, non ha pagato questa volta. Verdone non è al top. Ecco, mettiamola così. Prima di cominciare, però, come sempre, vi invito a iscrivervi al nostro canale perché ogni settimana vi racconto i film più attesi in arrivo nelle sale, consigliandovi cosa andare a vedere e cosa evitare e raccontandovi un po' il contesto dove nascono per fare in modo che, ancor più che darvi un consiglio, possiate farvi un'opinione vostra e capire se è un film che fa per voi. Mi piacerebbe sapere cosa pensate di me. Se vuoi te la dico io la verità su di te. Si vive una volta sola può essere il film giusto per voi? Anche se siete fan di Carlo Verdone, io ci andrei cauta. E vi spiego perché raccontandovi un po' della trama. In questo caso Carlo Verdone, che coscrive insieme a Veronesi, dirige il film e interpreta il protagonista, è un esimio chirurgo di una sorta di clinica privata di Roma. Quindi siamo in un ambiente molto elitario a livello professionale, girano molti soldi, non ci sono preoccupazioni economiche e lui e la sua equipe formata dagli altri protagonisti del film come passano la giornata operando i pazienti e facendosi scherzi abbastanza pesanti. E qui conviene fare una parentesi. La goliardia, il senso dell'ironia, lo scherzo è bello finché dura poco, è un qualcosa di molto personale, cioè tutti noi, e mi sento di dire anche un po' regionale, mettiamo l'asticella di lo scherzo che è troppo eccessivo, che va oltre, in punti diversi. E questo ci sta. Chiaramente il senso ironico romano forse è più sviluppato di quelle di altre zone d'Italia, forse è più sviluppato del mio. Però questi scherzi sono veramente scherzi pesanti, scherzi grevi, che dovrebbero far divertire, ma che io sinceramente ho trovato a tratti anche un po' angoscianti, anche perché il loro target, il loro bersaglio, è sempre il personaggio del povero Rocco Paleo, che è l'anestesista, che viene bersagliato da questi scherzi che lo colpiscono negli affetti, nella vita amorosa e sessuale, nel portafoglio, nella stima, gli fanno credere di tutto, di aver perso la carta di credito, di essere a rischio di licenziamento, di aver fatto trapelare un'importante notizia. A un certo punto tu pensi, ok, adesso a lui gli viene un coccolone e il film a questa svolta di loro che devono salvarlo dall'infarto che gli hanno procurato. Si parte e si va in vacanza. Che bel regalo che mi avete fatto! Purtroppo non è una vacanza questa, lo dico a te, lo dico a te. Non succede così, il film si fa serio, a un certo punto c'è questo bisogno di andare in una vacanza in Puglia e soltanto tre dei quattro protagonisti sanno il vero motivo di questo viaggio. Però devo dire, si continua con la storia di questa amicizia lavorativa e personale, ma si va più sul lievemente drammatico, però c'è qualcosa che veramente non funziona. Io non ho riso particolarmente e devo dire che nell'anticipata stampa a cui ho partecipato non ho sentito enormi scrosci di risa intorno a me. Magari sì nella seconda parte, però c'è una nota un po' malinconica e un come posso dire, vuota, priva d'anima di questo film. La nota malinconica ci sta ed è esattamente quella che c'è in Odio l'estate di Aldo Giovanni e Giacomo, perché se ci pensate il trio di comici e Carlo Verdone hanno molto in comune, fanno cinema da tanti anni, cinema comico, hanno dei personaggi ben oliati da cui sappiamo già cosa aspettarci e sono entrati comunque nella terza età, hanno qualche ruga in più rispetto ai loro esordi, hanno qualche anno in più e molta più esperienza e quindi ci sta che i loro film siano un pochino più crepuscolari e che riflettano su quanto tempo è passato, cosa è cambiato e sul fatto che loro siano invecchiati. Aldo Giovanni e Giacomo questo la prendono di petto e raccontano un film molto attuale, tre personaggi calati nell'Italia di oggi. In Si vive una volta sola siamo in una dimensione atemporale quando non anacronistica. Mi sembra proprio esattamente come l'ultimo film di Cettola Qualunque che Carlo Verdone scelga ad hoc questo contesto per sfuggire un po' al presente italiano e non doverci fare conti.
Stiamo parlando di persone incredibilmente ricche e affermate professionalmente, che non hanno i problemi di buona parte della fascia di persone che andrà a vedere questo film al cinema e che non si interfacciano e sotto sotto un po' disprezzano sia chi sta sotto di loro e sia chi sta sopra, la classe politica, gli onorevoli, i senatori. Potrebbe anche starci se il film avesse quell'ironia feroce di denuncia che avevano certi classici della comicità del cinema italiano, che non scomoderò perché veramente non è il caso. Donna fragile, cornuta, ma non è vero, io non so, fragile! Però sei cornuta. Non si capisce bene il film cosa pensi dei suoi stessi protagonisti. Io sono sempre una paladina del non imboccare lo spettatore. Odio quando nei film italiani e film stranieri c'è il bisogno di farti lo spiegone, di far dire al personaggio capito che ho sbagliato, quando già lo vedi. Però qui c'è un po' troppo poco di contesto. Cioè, noi vediamo, per esempio, uno dei personaggi che si strugge, diciamo, per il tradimento della moglie, quando la sta tradendo è proprio nel letto dell'amante. Però il film non fa niente per, diciamo, indirizzarci in un giudizio riguardo al personaggio. Cioè, non ci dice, beh, comunque è umano, ha realizzato di aver sbagliato, è una carogna. Niente, è assolutamente anonimo rispetto ai suoi stessi personaggi, che si rivelano un po' delle figure che a tratti mi hanno ricordato La Grande Bellezza. Avete presente questi personaggi che ruotano attorno a Tony Servillo, che si rivelano persone molto vuote, a cui manca l'affetto, a cui manca qualcosa di autentico nella vita. È esattamente quello che succede per i protagonisti di questo film, cioè sotto la loro ossessione per i soldi e per il sesso, che sono due argomenti costantemente ricorrenti nelle loro conversazioni, c'è un godere di entrambi con poca gioia, con poco trasporto, e c'è un estremo cinismo esistenziale, lo definirei quasi nichilismo. Ci sono andata a letto. No, io spero che tu in questa cazzata gli abbia detto però la verità. Non gliel'hai detta? Sta vacanza è diventata una cosa surreale. Prendiamo per esempio il personaggio di Carlo Verdone. È un esimio chirurgo, pensate che è talmente noto che sta per mettere sotto i ferri il Papa, e ha una vita molto vuota a livello personale, ha un pessimo rapporto con la figlia, su cui poi apriremo una parentesi, e vive in questa casa in penombra, molto ricca, vuota, guarda la TV la sera, ha il suo cameriere, servitore, che gli porta le medicine. È proprio un personaggio che mette tristezza, e il film non fa nulla per dirci, non so, si risveglia grazie a questa avventura, capiamo che è un borghese piccolo piccolo, capiamo che è meschino, che vuole... Niente! È come se il film dicesse, ah, è un'allegra commedia di scherzi tra amici. Non capisco il punto. Se su questo possiamo argomentare, voi potreste dirmi, o mi direte probabilmente nei commenti, guarda, a me ha fatto ridere tantissimo, non hai colto tu la feroce critica sociale di questo film, c'è un fatto su cui secondo me possiamo essere tutti d'accordo. La caratterizzazione dei personaggi femminili di questo film è abbastanza tremenda, e non voglio dire che Carlo Verdone sia sessista, perché anzi in passato accanto ai suoi personaggi più iconici c'è sempre stata una donna altrettanto iconica. Cioè il cinema di Verdone è ricchissimo di personaggi femminili memorabili, fantastici, gioiosamente eccessivi, incredibili. Non è questo il caso di Si vive una volta sola, anzi ci sono dei personaggi chiaramente problematici. Diamo un pass alla foglietta, anche se c'è tutta una situazione nella seconda parte di cui non vi posso parlare perché è veramente molto spoiler, diciamo in ambito sessuale, che è quantomeno in una zona grigia. Dovrebbe far ridere, ma lascia un po' così. O almeno questa è stata la mia impressione. Parliamo della figlia di Carlo Verdone. Carlo Verdone, come vi ho detto, ha un pessimo rapporto con la figlia perché lei, è, diciamo, lui dice, è stata imboccata dalla madre a odiarlo. Lei vive con lui e sogna di entrare nel mondo dello spettacolo, solo che per farlo esibisce le sue grazie in TV. Il personaggio di Carlo Verdone, attore, si strugge la sera guardandola in TV perché lei fa vedere il suo lato B continuamente, e quando entra in scena, io sfido chiunque a non pensare lui ha chiamato una prostituta per passare una serata divertente, perché lei è costantemente vestita da escort, ma proprio dallo stereotipo di escort, che tu dici, ok, lei vuole fare la velina, vuole fare quella che entra nella casa dei reality, però neanche questi personaggi si vestono più così. Cioè è proprio un personaggio anacronistico, un po' la valletta del bagaglino mancata, ma il bagaglino ormai credo che i giovani d'oggi non sappiano neanche più cos'è. Cioè anche nella televisione di oggi non è che manchino lati B e sederi in allegria, però non sono presenti a tutte le ore e più così esibiti o in questo modo. Faccio un esempio: se lei fosse stata una che fa vedere il lato B, ma sulle foto di Instagram,
perché vuole diventare influencer? Non sarebbe stato molto più attuale e tutto sommato molto più divertente? Secondo me sì, e comunque al di là di questo, è vero che il Carlo Verdone attore si strugge per il fatto che la sua figlia si esponga nel film, anche se poi a ben vedere sembra un po' che a struggersi sia il suo orgoglio di essere ridicolizzato più che l'orgoglio del padre verso la figlia. Ma Carlo Verdone regista non fa niente per questo personaggio, tant'è che vi assicuro vedrete più il sedere dell'attrice che interpreta la figlia che non la sua faccia. Avrà 10 battute in tutto il film e tra l'altro il modo in cui viene risolto è vagamente offensivo. Ma che ti ha portato qui? Ma questi chi sono? Sono tre stronzi! Lui si redime come padre grazie a un messaggio che manda un altro personaggio con una veloce videochiamata, così dai, sistemiamo, papà ti voglio bene, non ti preoccupare. E lo sviluppo di questo personaggio? Dov'è? Tra l'altro per dare priorità a cosa, dato che il film non ha veramente un punto? Non so, io l'ho trovato un film, bene che vada, poco ispirato, male che vada, con delle evidenti problematiche. Un film no, può capitare a tutti. Speriamo che Carlo Verdone si fermi, rifletta e ritrovi la vena comica, come hanno fatto Aldo Giovanni e Giacomo, che dopo un flop clamoroso hanno tirato fuori un film molto divertente e che si lascia vedere e con qualcosa da dire. E con questa stoncatura, ogni tanto capita anche qui, sono spoiler, chiudo questa video recensione e vi invito a rimanere sempre aggiornati sul nostro canale, iscrivendovi, cliccando la campanellina, seguendoci sul sito, perché sono in arrivo tantissimi nuovi film italiani, alcuni si pronunciano interessanti, alcuni sembrano già tremendi. Non vi preoccupate, andrò io in sacrificio per voi a vederli e vi racconterò tutto, come sempre, qui su No Spoiler. A presto!